Abbiamo scelto questa cornice, questo castello, per tanti versi magico, perché è legato a un personaggio molto particolare. Tutti voi sapete, questo era il castello di caccia di Gian Gerolamo, il famoso conte di Conversano. Gian Gerolamo Acquaviva d'Aragona, altrimenti detto il Guercio, ma più noto in realtà come il re delle Puglie. Pensate che la contea di Conversano all'epoca andava da Campobasso fino a Nardò, era un regno infinito. Ed egli era veramente, è stato per tanti anni, il braccio destro degli Aragona qui in Puglia e in tutto il Mezzogiorno. È stato un personaggio che ha segnato in maniera fondamentale un grandissimo 600 pugliese che purtroppo noi non conosciamo ancora sufficientemente. E a fianco a lui c'era un personaggio del tutto speciale, che è l'oggetto del nostro incontro e delle discussioni, che è il pittore Paolo Finoglio, un pittore che venne qui in Puglia in circostanze abbastanza fosche, probabilmente segnate anche da un fatto di sangue, ma che poi diede un segnale assolutamente importante e significativo a tutta quanta l'arte locale. Avete appena visto un video che è stato realizzato, queste immagini che avete visto sono state tratte da un filmato dedicato a Paolo Finoglio proprio nel momento della sua permanenza alla corte degli Acquaviva d'Aragona. È stato girato proprio qua in questa splendida sede, proprio per concessione del principe Fabio Tomacelli, e questo filmato, come questa serata intera, è dovuto alla ideazione, all'accurata selezione dei testi di Santa Fizzarotti Selvaggi, ed è stato curato anche dalla regia di Angela Campanella, che è intervenuta in questa serata e anche nella direzione tecnica di questo filmato, che è stato prodotto dalla TPE, che ha visto anche la collaborazione dell'avvocato Ramundi, che avevo già citato, il balletto, l'avete visto, di Antonella Moreno. Bene, amici, è, come vi ho detto, una serata del tutto speciale, per cui probabilmente è il caso che io vi presenti anche tutti quanti gli arretisti che già vedete schierati in larga parte, che parteciperanno a questo nostro evento, che ci porterà per breve tempo nel 600 pugliese. Avete già sentito i suoni e le musiche della bassa banda di Carbonara coordinata da Vito Guerra. Gli altri esecutori che si alterneranno in questa serata sono l'ensemble di danza e musiche antiche La Chirintana, diretto da Marcella Taurino, con i danzatori Patrizia Gesuita, Angela Maiorano, Marcella Taurino, Santa Ardito, per il costume di Luigi Spezza Catene. E poi ancora i musicisti ai flauti Titti dell'Orco, il maestro concertatore e liuto e Gianluigi Bello, al clavicembalo Deborah del Giudice, alle percussioni Francesco Parisi. Li vedete già tutti quanti schiavati, e poi ancora l'ensemble corale e strumentale Polifonè, che è diretto da Emanuele Buonvino, e con i musicisti al violino Pavi dello Sacco, alla viola da gamba Paola Laforgia, ai flauti Claudia Iacobone e Maria Rosa Pesce. Per quanto concerne il coro, lasciate che vi nomini, sono tanti, almeno i solisti, che sono Giusi Magnisi, Natalia Giusca, Sara Russillo Ducci, Patrizia Boffi, Giovanni Deserio, Giampiero Leo, Carlo Trimigliozzi e Giuseppe Romanazzi. Il coro Polifonè, l'ho detto, è diretto da Emanuele Buonvino. Avrete notato, per quanto abbia fatto una presentazione molto veloce di tutti questi artisti che meriterebbero realmente una presentazione uno per uno, avrete notato che le nostre tersicoree, no? Avete sentito solamente nomi femminili. Abbiamo voluto in qualche maniera sottolineare l'immagine delle nove muse che verranno evocate più volte durante questa serata, ma
vorrei sottolineare, lo avrete notato, che con l'ideazione di Santa Fizzarotti Selvaggi, con la regia di Angela Campanella, questa è una serata in qualche maniera al femminile. E vorrei rilevare anche come due donne hanno trattato un tempo che era invece fortemente dominato dagli uomini. E Gian Girolamo Acquaviva d'Aragona era uno degli uomini più forti dell'epoca, il 600 era un'epoca di uomini, ma attenzione che proprio in quell'epoca c'era un personaggio altrettanto importante che era proprio Isabella Filomarino, che fu anche badessa di Castellana, un personaggio che giganteggiava almeno quanto il conte Gian Girolamo. Bene, intanto si preparano davanti a voi tutti quanti gli ospiti che vi illustreranno i contenuti della serata ispirata al pittore Paolo Finoglio, perché è di lui che parleremo questa sera. Ma per entrare subito in medias res e entrare subito in quelle che sono le atmosfere dell'epoca, bene, è opportuno che io vi presenti un mio augusto predecessore, colui che all'epoca interpretava quello che è adesso il mio ruolo. Amici, rullino i tamburi e amici miei, nobili amici, ascoltate le parole dell'Araldo Michele. Araldo, a te la parola. Nobili spettatori, madonne elette, nobilissimi messeri giunti da lontano, genti qui raccolte, udite! Nel giorno nono del mese di luglio dell'anno del Signore 2017 si dia cominciamento al pregiato argomentare di una nobile signora, donna santa dei Fizzarotti Selvaggi, di un virtuoso dottore, Messer Nicola dell'Isbisà, cultore assai stimato in arti belle, del nobil signore Giuseppe Lovascio, che della fiorente nostra Conversano è lo primo cittadino, dell'illustre messere Vito Antonio Galasso, che delle bellezze del loco si fa sommo alfiere, ed infine dello pregiatissimo senatore Mario Greco. Si accingano a spiegare una speciale narrazione composta sopra 11 dipinti in poetare, musica ed in danza, e i sentimenti e lo motivo che qui ci hanno riunito. Siate i benvenuti del convito, a voi, diletto e gioia, siamo recati. Quindi ai nostri convenuti, a cui verrà passato il microfono e la parola. Siete pronti, amici, a illustrarci? Ecco a voi. Prego. Buonasera a tutti. Funziona, sì. Allora, buonasera a tutti. Piacere di vedervi così numerosi. Mi fa anche piacere vedere fra voi tanti cari amici, conoscenze, persone con le quali ci incontriamo in manifestazioni a me care, quali sono i concerti degli spettacoli musicali. Bene, stasera siamo qui per ricordare innanzitutto quello che potrebbe essere finito il padrone di casa, cioè ricordare il principe Fabio Tomacelli, e poi anche un carissimo, indimenticabile amico, qual è stato per me e per Santa, l'avvocato Giovanni Ramunni, al quale eravamo legati dall'amicizia da tanti anni, e per così uno dice perché si è amici, perché a un certo momento incontrando una persona scatta nell'intimo qualcosa che ti fa sentire più a tuo agio con quella persona che con altre, per cui si diventa amici, si hanno comunanze di interessi. E quindi si continua finché il Padre Eterno ce lo consente. Bene, allora, per portare avanti la manifestazione, noi ringraziamo innanzitutto il Castello Marchione per l'ospitalità così ariosa,
gradevole data la giornata che ci possiamo. E quindi passiamo al saluto che devono porgere le autorità. Quindi se il senatore Mario Greco è presente, vuol venire a porgere un saluto. È con molto piacere che rivolgo un saluto a tutte le autorità, al sindaco in testa, all'amico Giuseppe Rovascio, ai carissimi amici e amiche, alle signore e a tutti quanti gli ospiti intervenuti, che sono veramente, come diceva appunto il dottor Sbissà, molto numerosi. Io vi chiedo già anticipatamente scusa se devo abbandonare subito dopo questi saluti questa meravigliosa atmosfera, perché ho un concomitante impegno che mi porterà in quel di Ostuni per un altro concerto simile a questo. Vi chiedo scusa, ma ho anche da esprimere un certo dispiacere per non assistere a quello che è stato definito, a giusta ragione, Santa, vieni qui avanti perché non ti voglio dietro, quello che è stato definito appunto un sogno. Scene di un sogno che sono state ideate, promosse da questa nostra poliedrica amica Santa Fizzarotti Selvaggi, che conosciamo quasi tutti per la sua attività e il suo impegno culturale. Molti di voi forse si chiederanno il perché di questa mia presenza. Mario Greco certamente non ha promosso cultura, nel senso che non è addentro alla cultura di questa sera, soprattutto questa cultura rinascimentale. Ma c'è un motivo. Un motivo fondamentale è stato già accennato da Sbissà. Nel momento in cui accennava a questo rapporto di amicizia che lega noi tre, legava noi tre, è allegato noi tre, sia al principe Don Fabio Filomarino, Tomacelli Filomarino, e sia soprattutto all'amico avvocato Giovanni Ramunni. Qui abbiamo in prima fila Tina, una carissima amica alla quale rivolgo tutto il mio affetto, rinnovando quelli che sono stati gli anni passati, alla figliola, ai nipoti, al genero, che è qui anche presente. È stato un rapporto di amicizia questo con Giovanni, durato per molti anni, molto prima che io diventassi senatore di questo collegio e quindi della terra anche del collegio del sud-est barese e quindi anche del territorio di Conversano. L'amicizia con Giovanni risale agli anni 70, quindi circa 40 anni, nel momento in cui ci siamo trovati iscritti tutti e due a Rotary, ed io ho presieduto nell'anno 83-84 il Rotary Club di Putignano. Nell'84-85 ho passato poi il martelletto, caro Francesco Bellino, l'ho passato proprio a Giovanni Ramunni. Ed è stato anche Giovanni Ramunni che mi ha fatto conoscere non soltanto i beni, le bellezze di questa terra, mi ha fatto conoscere soprattutto la bellezza di questo castello e quindi direttamente anche il proprietario, l'ospite di casa, il padrone di casa, il principe Filomarino, il quale me l'ha portato anche in casa quando voleva qualche consiglio come ristrutturare, valorizzare questo territorio, ed è riuscito a valorizzarlo. Questa sera appunto assisterete, e dispiace appunto che non assisto anch'io, a queste scene meravigliose che ricordano la storia dei conti d'Aragona, l'Acquaviva d'Aragona, quindi scene diciamo del 1600, ricordano questo tempo e ce lo riportano ai tempi di oggi, come più o meno ha fatto capire anche chi ha annunziato questo inizio di incontro. Ed è stato Giovanni che me l'ha fatto conoscere questa splendida struttura nel momento in cui ha avviato una serie di incontri culturali, artistici culturali, proprio in questa struttura. E come lo ricordo, Santa, va il mio ricordo in questo momento al 1985, quanto tu sei stata indicata, chiamata da Giovanni a tenerci una bella conferenza su arte, cultura e comunicazione di massa.
ero presente, ho ammirato e ho apprezzato questa meravigliosa struttura, questo castello di caccia degli Acquaviva d'Aragona, ed ha coinvolto anche me in molti, molti convegni, dibattiti, incontri. Ho potuto quindi conoscere e apprezzare tutto il territorio di Conversano. Vedete, amici, io mi avvio a concludere quasi con un messaggio, e a chi lo posso indirizzare questo messaggio? A te, Giuseppe, al sindaco di Conversano. Sono eventi questi che promuovono la cultura, ma nel momento in cui promuovono la cultura, promuovono anche l'economia di un paese. E allora io vorrei dire a te, Giuseppe, ma anche a tutti i tuoi successori, a coloro i quali verranno dopo di te, di cercare di cogliere queste occasioni, di questi messaggi che una promotrice di cultura e d'arte come è Santa lancia molte volte nel territorio pugliese, a Bari e in provincia, per cercare di fare diventare questi incontri, questi appuntamenti, incontri annuali, fissi, stabili. E perché no? Io quasi quasi sollevo un po' di invidia nei conversanesi. Abbiamo una vicina Polignano che è diventato centro di cultura. Avete visto che nel mese di luglio è dedicato alla cultura con promozione dei libri, scrittori di grande fama. E allora perché non fare questo luogo un contenitore culturale, magari richiamando la storia del passato, perché la storia del passato poi insegna anche il presente. Che ci sia anche un rinascimento italiano in questa nostra Italia, che purtroppo ha una deriva culturale, e la deriva culturale porta anche a una crisi economica. Allora io faccio, formulo questo messaggio e questo augurio. Lo raccomando a te perché ci conosciamo da molto tempo, sono stato testimone di nozze tuo, quindi mi permetto di raccomandarti di avere questo rapporto privilegiato con Santa, la quale è un'illuminata promotrice di cultura, e a voi tutti auguro una buona serata con un abbraccio affettuoso da parte mia e da parte di mia moglie Melì. Grazie. Sindaco, avvocato Lovascio. Buonasera a tutti. Una serata dedicata al principe Fabio Tomacelli e a Giovanni Ramuni non poteva che essere una serata culturale, una serata in cui si festeggia con la cultura, una serata in cui queste personalità in qualche modo ritornano in mezzo a noi col proprio spirito per partecipare proprio attivamente, perché così attivi sono stati nella loro vita, a quella che è la vita culturale di questo territorio. E Conversano, grazie a questa tradizione che è stata coltivata nel tempo, ha messo ormai la cultura al centro e di quelli che sono proprio i propri obiettivi. E si lavora da anni per fare in modo che non solo ci siano degli eventi culturali importanti, ma intorno agli eventi culturali si crei un movimento culturale. Ed il lavoro che si sta svolgendo, saluto tutte le autorità presenti, il lavoro che si sta svolgendo è un lavoro che va proprio in questa direzione, trae ispirazione proprio da personalità come il principe, come Giovanni e come Santa Fizzarotti Selvaggi, che alla nostra terra ha dato molto, a quelli che sono il nostro, a quello che è forse il patrimonio più importante che abbiamo all'interno del nostro castello, all'interno di quello che finalmente possiamo definire un polo museale ormai di rilievo, dove inauguriamo costantemente mostre di altissimo livello. La prossima sarà sabato prossimo praticamente, e quindi dicevo, al centro di questo luogo ci sono le tele di Paolo Finoglio, e stasera
la serata è dedicata a Paolo Finoglio, che ha vissuto nella nostra città e ha lasciato segni indelebili nella nostra città, e quindi dicevo, Santa e Giovanni hanno dato molto a Conversano proprio perché furono parte particolarmente attiva. Vedo anche l'avvocato Mastroleo, mi sembra che anche lui sia stato uno dei protagonisti negli anni 70 di quell'arrivo, ma poi ce ne sono tanti di operatori culturali conversanesi che furono particolarmente attivi e attenti in quella fase storica. Per cui Finoglio è entrato a Conversano e adesso ormai occupa le sale più prestigiose del nostro castello. E quindi, dicevo, non poteva che essere una serata culturale dedicata a questi due protagonisti che noi non dimenticheremo mai. Saluto la famiglia Ramunni, ringrazio l'ospitalità qui del castello Marchione, sempre meravigliosamente mantenuto e gestito, e devo dire che sono particolarmente orgoglioso del fatto che il movimento culturale e la sensibilità verso la cultura sia raccolta da tanta gente questa sera. Questo significa che c'è attenzione, c'è voglia anche di continuare, di progredire, di non smettere mai e di credere in quello che è la cultura, in quello che può rappresentare e nello sviluppo che può rappresentare. Grazie Mario, grazie a voi, grazie Santa, grazie veramente di cuore e grazie agli artisti che sono qui con noi stasera. Bene. Allora, visto che iniziative e manifestazioni del genere hanno il loro riflesso positivo solitamente sul turismo, io inviterei il presidente della Pro Loco, avvocato Antonio Galasso. Buonasera a tutti, innanzitutto un saluto cordiale a tutti voi, a tutte le autorità. Ci ritroviamo qui nel Castello Marchione, mi lasci dire una perla non solo della nostra città ma della nostra Puglia, un luogo che io ho conosciuto grazie al mio mentore, l'avvocato Giovanni Ramunni. Io ho preso il testimone della sua presidenza, grazie a lui ho conosciuto l'UMPLI, che è l'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia. Vorrei fare un personale ringraziamento anche al presidente regionale dell'UMPLI, qui presente, il dottor Rocco Laucello, che tra tanti impegni ha accettato il nostro invito. Ringrazio in particolar modo Santa Fizzarotti Selvaggi. Io l'ho conosciuta in una serata culturale presso il comune di Conversano, nella sala consiliare. Quella sera parlavamo della Lilt successivamente con Giovanni ho partecipato ai concerti di Marchione, sempre molto belli, molto affascinanti, molto pieni di gente che ama l'arte e ama la cultura. E questo è il volano della nostra Puglia. Il turismo in Puglia si basa anche grazie alla cultura, alle nostre bellezze, ma soprattutto alla storia che ci è raccontata anche grazie a testimoni come Santa Fizzarotti Selvaggi. Io ho imparato a conoscere Paolo Finoglio anche grazie alle sue descrizioni. Voglio ricordare che è stata la prima a conoscere le tele, a srotolarle in San Benedetto e a raccontarci quello che queste magnifiche tele ci presentano. Ci presentano la Gerusalemme liberata, un tema forse molto attuale, e che invito tutti voi a visitarle dal vivo. Stasera le vedremo grazie ad una proiezione, però io voglio invitarvi a vederle dal vivo nella nostra Pinacoteca gestita appunto dalla Pro Loco, a mirarle in tutto il suo splendore, in tutto il loro splendore. Vi auguro ancora una buona serata, ringrazio in particolar modo anche il signor Forte, il signor Rianuzzello, che con tanti sacrifici mantengono questa struttura meravigliosa, una struttura che, come vi dicevo prima, rappresenta tutta la bellezza che i nostri conti a Quaglia d'Aragona hanno lasciato alla nostra Puglia. Grazie e buona serata. Allora, approfittando della presenza, è inutile che vi presenti, il senatore lo conoscete tutti qua.
sono lusingato e nel salutare la platea così illustre, così fatta da personalità, tutte con sensibilità diverse, ma tutte finalizzate a valorizzare il bello. E siamo in una cornice così straordinaria che, mentre ascoltavo le parole del sindaco Lovascio e dell'amico Mario Greco, non potevo non pensare a quanto improbo ed ambizioso è il compito di noi contemporanei e in particolare della amministrazione comunale di Conversano e dell'intera comunità cittadina di Conversano. Ma io amplierei di più questo senso di responsabilità a tutta la comunità del sud-est barese. Improbo perché è destinataria di un retaggio straordinario, quale appunto quello dei conti di Conversano che ci hanno lasciato, a cominciare da questa bellissima residenza. E improbo perché nelle tele del Finoglio c'è quella finezza di una dinastia che riconosce nella Gerusalemme liberata una particolare sensibilità che è unica nel 600 pugliese. È ambizioso ovviamente anche il compito, non soltanto improbo, perché è responsabile, è ambizioso perché mette l'intera comunità del sud-est barese nelle condizioni di essere corresponsabile di una valorizzazione e di una tutela. Ad ambedue questi campi, la valorizzazione e la tutela, saranno dedicati i nostri, diciamo, compiti, sia nell'eseguire quotidianamente il restauro e il recupero di tutto quello che concerne i beni culturali in questo contesto, in questo comprensorio. E per una ragione che, oltre che coinvolgere tutti quanti noi, mette tutti quanti noi nelle condizioni di essere fruitori e valorizzatori del bello, anche attraverso questa bella iniziativa. E qui voglio ringraziare sia per il fil rouge con la bellezza che Santa Firzarotti ha coniugato nel suo curriculum professionale e ovviamente di fine poeta della nostra terra, e sia ovviamente della grande sensibilità musicale di un musicofilo straordinario quale appunto Nicolino Svisà. Grazie. Bene, e allora adesso passare la parola a Santa. Ho poco da dire. A Santa, perché ovviamente lei è, per anni, insieme all'indimenticato avvocato Ramuni, ha organizzato eventi e concerti proprio qui, e che per prima con la restauratrice Titti Matera ha, virgolette, riletto l'opera del Finoglio da vari punti di vista, ipotizzando fra l'altro l'autoritratto del pittore nel quadro che rappresenta il martirio di Olindo e Sofronis. E quindi cedo la parola a Santa. Io ringrazio con grande commozione, veramente, con grande commozione e molta nostalgia. E saluto prima di tutto Tina Ramunni, perché sempre ha seguito il grande lavoro di Giovanni Ramunni insieme a chi vi parla umilmente, perché è ovvio, se non c'è una persona così propositiva, così disponibile ad accogliere anche tante volte le mie scorribande nel mondo dell'arte, stasera abbiamo anche il maestro Di Gioia che è stato uno dei testimoni nel momento in cui, viste le tele arrotolate, avvocato Mastroleo, grazie perché lei è qui, nel monastero di San Benedetto, mentre in un intervallo mio scolastico insegnavo a Putignano, alla Stefano da Putignano, per questo
sono di casa in questa dimensione così speciale di questo ambiente culturale, artistico e, come dire, anche umano, perché ha questa capacità di aprirsi agli altri che non è facile da trovare, da incontrare, soprattutto oggi, quando appunto il senatore Mario Greco diceva la deriva delle identità, siamo ormai nelle disidentità e davvero bisogna riprendere tutti i fili del discorso. Sono stata una delle prime, è vero, a ritrovare questo autoritratto insieme a Titti Matera De Bellis e organizzare le prime mostre su Paolo Finoglio, didattiche insieme al maestro Di Gioia, e poi abbiamo scritto dei lavori con l'editore Schena, teorizzando quello che era, a nostro parere, il pensiero di Paolo Finoglio, che era un fine letterato, ora lo vedrete, tant'è che ha ripreso nelle tele esattamente i canti della Gerusalemme Liberati che saranno letti da Gianni Lenti questa sera. Ogni opera del Finoglio ha un suo essere, un suo sentire, perché il conte Gian Girolamo II a Quevia d'Aragona, probabilmente nella nostra idea, invitò Paolo Finoglio affinché potesse celebrare i fasti della casa Quaviva d'Aragona, forse con una rappresentazione, ed è per questo che le tele sono così grandi, senatore, perché sono tutti personaggi in primo piano, i cavalli addirittura sembrano delle macchine belliche, quindi probabilmente per questo, questa è la lettura che noi diamo dal nostro punto di vista. E noi abbiamo tentato, con la regia di Angela Campanella, di riproporre questa sera questa dimensione del sogno. L'arte è un sogno. Gli artisti sognano ad occhi aperti, ci fanno vedere le cose che noi non riusciamo a vedere, e la vita stessa è un sogno. Siamo fatti, dice Shakespeare, della stessa materia dei sogni. E quindi i sogni sono realtà. E questa sera è anche una realtà, e ricordo con grande nostalgia e affetto il principe Fabio Tomacelli Filomarino, di cui ho avuto l'onore di essere amica per tanti anni e che ci ha consentito di costruire eventi, di organizzare seminari con nomi, signor sindaco, illustri della cultura internazionale. La cultura è l'esperienza dell'umanità. Non è soltanto il nozionismo o quello che noi leggiamo sui vari testi, è tutta la nostra esperienza umana. E qui abbiamo organizzato seminari invitando Max Hernandez, uno dei più grandi psicoanalisti del mondo, venuto dal Perù, o come Ianna Kulas, come la Tina Anselmi. E questo evento, noi, e tanti concerti, come il dottor Sbisà, che ringrazio con il cuore, insieme a tutte le autorità, tutti voi presenti, a Grazia Andidero che mi sopporta e mi aiuta, e quant'altro. E questo evento può essere un momento davvero di tradizione che si può ripetere negli anni, così che tutti possano conoscere e sentire quel sogno che ha animato il conte Gian Girolamo II a Quevia d'Aragona e tutta la casa d'Aragona. E l'arte in sé che ci consente ancora di pensare. È vero, professor Bellino? È l'antidoto al pensiero unico. L'arte e la conoscenza sono l'antidoto all'omologazione del pensiero e ai pregiudizi, perché quando uno si conosce cadono tutti i pregiudizi. E allora questo è il nostro compito. Grazie, grazie a tutti. Come dici tu? Vuoi dire due cose sulla verità? Vabbè. Allora, io invito la mia amica Angela Campanella a dare il via. A questo abbiamo fatto del nostro meglio. La lettura al femminile, diversamente, come diceva appunto il dicitore prima, era un'epoca maschile, ma noi l'abbiamo riletta ripensando alle muse e alle donne che hanno guidato quel tempo, Isabella Filomarina e anche la badessa infulata. Non dimentichiamo che Conversano era la terra delle badesse, con funzioni di vescovo. Bene, amici. Ringraziamo quindi tutti quanti gli intervenuti per averci così brillantemente introdotto la serata, ma ora entriamo nel cuore del nostro spettacolo. Lo spettacolo ideato da Santa Fittarotti Selvaggi per la regia di Angela Campanella, intitolato Dalle scene di un sogno, Paolo Finoglio e la corte di Gian Girolamo II Acquaviva d'Aragona, conte di Conversano, musica, pittura e poesia. Non ve l'ho detto prima, siamo in diretta streaming,
con la collaborazione preziosissima di TVM di Martina Franca, che ringrazio, ma è il momento che lasci la parola al mio antesignano. Araldo, si vada a incominciare! I cantatori, i musici e i danzatori della corte d'Aragona, i migliori del regno, scelti dagli nobilissimi conti, sono pronti a incominciare. Nobili spettatori, ora andiamo a raccontare di una bella storia composta da un poeta che è ispirato Messer Paolo Finoglio, pittore rinomato. Autore delle tele a lui commissionate per celebrar grandezza e pur splendore degli eccellentissimi conti e mecenati, pregiato agli ospiti qui convenuti il suo lavoro d'artista e pittore, Messer Finoglio giunge accompagnato dalle nobili donzelle, portatrici di gioia e muse ispiratrici. Suonatemi un balletto ed ascoltate i nobili versi, miei signori. La nobilissima donna Isabella Filomarino, dei principi della Rocca. Il conte Gian Girolamo II, Acquaviva d'Aragona, celeberrimo quercio delle Puglie, mecenate, amante di beltate, indomito, potentissimo, dominatore della contea, settimo duca di Nardò e 32° conte di Conversano, protagonista della storia. In compagnia dell'illustre figlio Cosmo. Invitano e presenziano il nostro concertato. Nobili spettatori e genti qui raccolte, or si dà inizio al canto della Gerusalemme liberata, che lo poeta di corte Torquato Tasso compose, ispirato da donne, cavalier, arme ed amori. Quivi a raccontare le vicende antiche e la colta voce dello sommo professore Gianni Lenti. Si ascolti al bel diletto il canto. Canto l'arme pietose e il capitano che il gran sepolcro liberò di Cristo. Molto egli oprò col senno e con la mano, molto soffrì nel glorioso acquisto, e invan l'inferno vi si oppose, e invan s'armò d'Asia e di Libia il popol misto. Il ciel gli diè favore, e sotto ai santi segni ridusse i suoi compagni erranti. O musa, tu che di caduchi allori non circondi la fronte in elicona, ma su nel cielo in fra i beati cori hai di stelle immortali aurea corona, tu spira al petto mio celesti ardori, tu rischiara il mio canto e tu perdona se intesso frigio al ver, s'adorno in parte d'altri diletti che dei tuoi le carte. Thank you.
alza Sofronia il viso e umanamente con occhi di pietate in lui rimira. A che ne vieni, o misero innocente? Qual consiglio furor ti guida o tira? Non sono io dunque, senza te possente, a sostener ciò che di un uom può l'ira? Ho petto anch'io, che ad una morte crede di bastar solo e compagnia non chiede. Amico, altri pensieri, altri lamenti, per più alta cagione il tempo chiede. Che non pensi a tue colpe e non rammenti qual Dio prometta ai buoni ampia mercede. Soffri in suo nome e fian dolci i tormenti, e lieto aspira alla superna sede. Mira il ciel come bello e mira il sole, che a sé par che ne inviti e ne console. Clorinda intanto ad incontrar l'assalto va di Tancredi e bolla lancia in resta. Ferirsi alle visiere e i tronchi in alto volaro, e parte nuda ella ne resta, che rotti i lacci all'elmo suo di un salto mirabil colpo, e le balza di testa e le chiome dorate al vento sparse, giovane donna in mezzo al campo apparse. Lampeggiar gli occhi e folgorar gli sguardi dolci nell'ira, or che sarian nel riso, Tancredi, a che pur pensi, a che pur guardi, non riconosci tu l'amato viso? Questo è pur quel bel volto onde tu tardi. Tuo core il dica, ove il suo esempio inciso, questa è colei che rinfrescar la fronte vedesti già nel solitario fonte.
fragile è il ferro allor, che non resiste di fucina mortal tempra terrena ad armi incorrottibile di miste l'eterno fallo, e cade in sull'arena. Il circasso che andarne a terra viste minutissime parti, il crede appena. Stupisce poi, scorta la mano inerme, carme il campion nemico abbia si ferme, e ben rotta la spada, aver si crede sull'altro scudo, onde colui difeso è il buon Raimondo alla medesima fede, che non sa già chi sia dal ciel disceso, ma però che egli disarmata vede la man nemica, si riman sospeso, che stima ignobil palma e vili spoglie quelle d'altrui con tal vantaggio uom toglie. L'orror, la crudeltà, la tema, il lutto van d'intorno scorrendo, e in varia imago, vincitrice la morte errar
per tutto vedresti, e ondeggiar di sangue un lago. Già con parte dei suoi s'era condotto fuor di una porta il re, quasi presago di fortunoso evento, e quindi d'alto mirava il pian soggetto e il dubbio assalto. D'un bel pallore ha il bianco volto asperso, come ai gigli sarian miste viole, e gli occhi al cielo affissa, e in lei converso sembra, per la pietate il cielo e il sole, e la man nuda e fredda alzando verso il cavaliero, invece di parole, gli dà pegno di pace. In questa forma passa la bella donna e par che dorma. Come l'alma gentile uscita ei vede, rallenta quel vigor ch'avea raccolto e l'imperio di sé libero cede al duol già fatto impetuoso e stolto che al cor si stringe, e chiusa in breve sede la vita, empie di morte i sensi e il volto. Già simile all'estinto, il vivo langue al colore, al silenzio, agli atti, al sangue. E i famelici sguardi avidamente in lei pascendo si consuma e strugge, si inchina e i dolci baci ella sovente liba or dagli occhi e dalle labbra or sugge, e in quel punto ei sospirar si sente profondo, sì che pensi or l'alma fugge e in lei trapassa peregrina. Ascosi mirano i due guerrier gli atti amorosi. Dal fianco dell'amante estraneo arnese
un cristallo pendea lucido e netto. Sorse, e quel fra le mani a lei sospese, e i misteri d'amor ministro eletto, con luci ella ridenti e icon accese, mirano in vari oggetti un solo oggetto. Ella del vetro a sé fa specchio, ed egli gli occhi di lei sereni a sé fa spegli. Qual uom da cupo e grave sonno presso, dopo vaneggiar lungo in sé riviene, tale ei tornò nel rimirar se stesso, ma se stesso mirar già non sostiene, giù cade il guardo, e timido e dimesso, guardando a terra, la vergogna il tiene, si chiuderebbe sotto il mare e dentro il fuoco per celarsi e giù nel centro. Allor ristette il cavaliero ed ella sovraggiunse anelante e lagrimosa, dolente sì che nulla più
ma bella altrettanto però quanto dogliosa. Lui guarda e in lui s'affisa e non favella. O che sdegna, o che pensa, o che non osa. Ehi, lei non mira, e seppur mira, il guardo furtivo volge, e vergognoso e tardo. Che farà? De sull'ignuda arena costei lasciar così, tra viva e morta? Cortesia lo ritien, pietà la frena, dura necessità seco nel porta. Parte, e di lievi zefiri è ripiena la chioma, di colei che gli fa scorta. Vola per l'alto mar l'aurata vela, ehi, guarda il lido, e il lido, ecco, si cela.
riguardar sovra il guerrier feroce, la male avventurosa era fermata, quando dal suon della dolente voce per lo mezzo del cor fu saettata. Al nome di Tancredi ella veloce accorse e in guisa d'ebra e forsennata. Vista la faccia scolorita e bella, non scese, no, precipitò di sella, e in lui versò d'inessiccabil vena lacrime e voce di sospiri mista. In che misero punto or qui mi mena fortuna? A che veduta amara e trista? Dopo gran tempo io ti ritrovo appena, Tancredi, e ti riveggio e non son vista. Vista non son da te, benché presente, e trovando ti perdo eternamente. E ai suoi custodi in cura dallo, e segue il corso poi dei fuggitivi. Fuggon quegli ai ripari, ed intervallo dalla morte trovar non ponno quivi, preso e repente e pien di strage,
il vallo, corre di tenda in tenda, il sangue in rivi e vi macchia le prede e vi corrompe gli ornamenti barbarici e le pompe. Così vince Goffredo e a lui tanto avanza ancor della diurna luce che alla città già liberata, al santo ostel di Cristo il vincitor conduce. Neppur deposto il sanguinoso manto, viene al tempio con gli altri il sommo duce e qui l'arme sospende e qui devoto il gran sepolcro adora e scioglie il voto. Thank you.
Nobili spettatori e genti qui raccolte, udite! A Dio piacendo, verremo nuovamente a raccontare un'altra storia per dedicare al tempo antico ben più lieto concertare. Così, cortese pubblico, vi sia gradito l'invito a presto ritornare nella nobile dimora di Marchione per festare! Ebbene amici, si sta concludendo con questo corteo di queste nobili damigelle, di questi cavalieri, questi sbandieratori, araldi e tamburi, si sta concludendo questa nostra serata abbastanza magica, e da suggellare la magia incredibile di questo castello si sta alzando, non la vedete ancora, io la vedo, una stupenda luna piena, che tra un po' vedrete sta incorniciando meravigliosamente questa nostra straordinaria serata. È il momento dei saluti finali, per cui è mio grandissimo piacere ringraziare tutti coloro che sono intervenuti, tutte quante le autorità presenti, e poi il dottor Nicola Sbisà, il sindaco Giuseppe Lovascio, l'avvocato Vito Antonio Galasso, applaudiamoli, applaudiamoli, il senatore Mario Greco. E voglio ringraziare anche la signora Tina Ramunni e tutti quanti i familiari presenti. E poi ancora i musicisti, i coristi, i danzatori, i direttori dell'ensemble che abbiamo seguito. Applaudiamoli. La bassa banda di Carbonara che abbiamo sentito. E il professor Gianni Lenti, meravigliosa voce recitante del nostro Torquato Tasso. E il mio Augusto Antesignano, l'Araldo Michele al mio fianco, gli attori, i figuranti. E poi, per tante preziose collaborazioni, grazie a Andidero, Tina Di Maggio per i costumi, Ruggero Sfregola, Giancarlo Liuzzi, Gabriele Corianò, Rocco Monaco per la diretta TV, e i titolari, i collaboratori del Castello Marchione, per cui cito per tutti il preziosissimo Salvatore, onnipresente Salvatore di nome e di fatto. E prima di salutarvi io stesso, me medesimo, voglio chiamare però per il saluto conclusivo Santa Fizzarotti Selvaggi, per l'ultimo suo saluto a voi, che invita Nicola Sbisà a prendere posto davanti al microfono, e quindi a voi la parola. Possiamo spengere il nostro proiettore qui. Chiederei ad Angela Campanella di venire qui con me, con i bambini, perché sono il nostro futuro, ai quali è affidato il messaggio culturale e di ogni arte, di ogni linguaggio artistico, perché senza il sogno non abbiamo niente, non possiamo far diventare realtà i sogni più belli. Grazie al dottor Sbisà, che è sempre disponibile e generoso, ad Angela che mi ha tollerato per parecchio tempo, ai piccoli, a tutti quanti voi, grazie. Abbiamo fatto quello che abbiamo, del nostro meglio. Ci affidiamo alla vostra benevolenza. Alla prossima volta, e che il sindaco colga questo messaggio. Arrivederci all'anno prossimo, lo dico innanzitutto per me, spero di esserci, e poi per tutti quanti. È stata una bella giornata, varia, ricca, grazie all'impegno, perché guardate, voi non so se avete notato i quadri che venivano proiettati, se sono stati recuperati e resi noti e fatti apprezzare al mondo dell'arte e genericamente a tutti, valorizzando il posto in cui sono stati trovati, il merito essenziale è di Santa, e quindi per questo un applauso particolare. Bene amici, e quindi anche da me mi presento ultimo e per ultimo, anche da Pierluigi Maurizio un caldissimo buonasera, ci vediamo sicuramente l'anno prossimo, buona estate a tutti, rullino i tamburi!
E la parola alla bassa banda che suoni. Grazie a tutti.